Buongiorno a tutti amici dell'Arte Bianca. Oggi assieme vediamo una pizza al 70% di idratazione. Pizza che possiamo già considerare contemporanea. Le andremo a cuocere nel forno F1 a camera alta e possiamo cuocerla anche nel forno casalingo naturalmente. Poi vi darò comunque tutte le dritte per poter impostare i termostati dell'F1 oppure comunque per cuocerlo nel forno casalingo perché con un 70% di idratazione possiamo avere un bel risultato anche con il forno casalingo, comunque, anche se non paragonabile al forno F1. Allora, adesso vi dirò che naturalmente questa pizza non ha una lievitazione lunghissima, ma vi mostrerò come possiamo avere dei risultati veramente sorprendenti solamente in, pensate, 10 ore di lievitazione. Possiamo assolutamente avere dei risultati fantastici se riusciamo a gestire molto bene l'impasto. Adesso non perdete il video, mi raccomando. Sigla! Per 4 pizze prepariamo 620 g di farina media forza e 340 g di acqua. Allora facciamo un paio di minuti con velocità 1 alternata con velocità retro se l'avete, altrimenti va benissimo velocità 1, mischiando questa farina con l'acqua e lasciamo a riposo 20 minuti. Dopodiché chiudiamo l'impasto con 95 g di acqua fredda, 1,2 g di lievito secco e 20 g di sale. Allora, aggiungiamo subito il lievito, potete usare anche quello fresco, triplicate la dose naturalmente. Iniziamo con l'acqua, piano piano aggiunta a filo, io lo aggiungo con il nostro dosatore che è veramente fantastico, lo trovate sullo shop. Allora, pian piano aggiungiamo tutta l'acqua, un po' alla volta naturalmente. Vedrete che comunque chiuderete l'impasto in breve tempo. Perché con l'autolisi, ecco, ho aggiunto il sale in questo momento e vado ad alzare leggermente la velocità per poi abbassarla proprio per un paio di minuti, diciamo, per inglobare bene il sale. Formiamo praticamente una palla, diamo proprio delle pieghette molto molto veloci, anche perché l'impasto è veramente già incordato, non servono pieghe, sto solo formando praticamente una palla da mettere all'interno del nostro contenitore e la lasciamo lievitare. Facciamo la prima lievitazione sempre a temperatura di 20-21 gradi. Ecco, ci vorranno almeno 4 ore, 4-5 ore, poi avrete il vostro impasto in queste condizioni con un pochettino di bollicine già. Procediamo a questo punto con lo staglio in 4 parti uguali. Ecco, mi raccomando, magari pesatele. Io lo sto pesando appunto con la mia bilancia. Poi andiamo a formare direttamente i nostri panetti in questa maniera. Li rileghiamo da una parte e dall'altra. Poi facciamo scorrere sul banco, mi raccomando, cerchiamo poi di chiudere bene sotto, facciamo una bella chiusura in questa maniera e poi li disponiamo tutti. Adesso attendiamo una temperatura di 20-21 gradi almeno 4-5 ore. Lasciamo il tutto nella cassetta di lievitazione con il tappo. Per il forno di casa mi raccomando, preriscaldate se avete la pietra refrattaria che è molto molto meglio come tipo di cottura, diciamo, piuttosto che diciamo direttamente sulla teglia del forno. Se avete la pietra refrattaria riscaldatela per almeno mezz'ora all'interno del forno al massimo a 250-300 gradi. Come può arrivare, diciamo, al vostro forno, poi la infornate e ci metterete, ecco, fino alla duratura desiderata che saranno magari 8-9 minuti, poi dipende dal forno, dipende naturalmente dalla temperatura, se arriva a 300 gradi può metterci un po' di meno, se arriva a 250 ovviamente un pochino di meno. Ecco, questi sono i miei consigli per cuocere col forno di casa, altrimenti potete provare anche il metodo padella grigio, cioè cuocere con una padella antiaderente la parte sotto della pizza, però poi la dovete trasferire in una teglia,
e metterla molto vicino al grill che è già acceso e già rosso del forno elettrico di casa, naturalmente, e lì ci starà per magari 2 minuti, ecco, giusto per alzare il cornicione e colorarlo un po'. O questa tecnica comunque è molto valida, oppure la tecnica di cuocere con la pietra refrattaria già precedentemente riscaldata, altrimenti comunque nella teglia. Ecco, adesso vediamo l'impostazione invece per F1. Impostiamo F1 a 450 gradi sul cielo e 400 gradi alla platea. Naturalmente, se avete il biscotto più basso, lasciate su 350 gradi al massimo la platea. Ora con la mia spatola sto separando leggermente i panetti per poi stenderli. Ve li faccio vedere, sono lievitati dopo 5 ore così. E adesso vado a effettuare la stesura che vi mostro. Allora, partiamo dal centro, schiacciando leggermente con le dita e lasciando intatto, diciamo, il cornicione esterno, senza esagerare magari, perché comunque dipende dalla forma che uno vuole avere una pizza abbastanza con cornicione, non esageratissimo. Adesso andiamo a stenderla in questa maniera, andiamo a allargare con le due mani, in questo modo facendola ruotare sotto, mi raccomando, una superficie liscia con della farina. Adesso la prendiamo, abbastanza incordata, possiamo procedere con questo tipo di stesura. La allarghiamo praticamente con i pugni, prendiamo, allarghiamo, facciamo ruotare e teniamo i pugni all'estremità in questa maniera. Lo andiamo a stendere direttamente o sulla pala infarinata oppure sulla pala barella come questa. Iniziamo a spargere il pomodoro, un paio di mestoline di pomodoro, non molto di più, non esagerate. Andiamo a mettere poi il nostro fior di latte o la farina per pizza comunque che avete. Mettiamo poi tutti gli ingredienti. Naturalmente io sto facendo una pizza con salsiccia e spinaci. La salsiccia l'ho già cotta in padella per avere una cottura adeguata, perché comunque con 500 gradi in un minuto non ha una cottura adeguata poi al centro, per cui preferisco cuocerla in padella. Adesso vado a infornare, naturalmente controllo prima con pirometro, siamo sui 450 gradi ed è perfetto, andiamo ad infornare. Ci vorrà circa 1 minuto e 20. Chiudiamo e guardate la nostra bellissima pizza sfornata dopo circa quasi 1 minuto e mezzo. Andiamo a mettere olio extravergine e poi naturalmente ingredienti in uscita, in questo caso la salsiccia. Guardate che bel cornicione in semplicemente 10 ore. Anche il sotto si è cotto perfettamente a 450 gradi. Facciamo il taglio del cornicione per vedere all'interno come è venuta. Direi molto bene alveolata e cotta. Un po' di basilico non può mancare e voilà, anche le altre pizze. Allora, vi lascio poi in descrizione tutti gli ingredienti, naturalmente fate riferimento alla videoricetta che vi ho mostrato per tutto il procedimento. Naturalmente vi consiglio il gruppo Facebook Pizza Friends F1 Lovers per quanto riguarda il mondo della pizza e di tutti gli impasti, soprattutto per chi vuole approcciarsi al mondo dei forni F1, perché troverete tutti gli utenti che hanno F1 oppure che comunque vogliono informazioni a riguardo. Potete trovare magari varie offerte, potrete sapere come impostare il forno e come utilizzarlo al meglio in questo gruppo. Naturalmente io mi trovo molto bene, faccio parte dello staff e vi consiglio naturalmente questo gruppo, perché comunque con questo gruppo io ho imparato a utilizzare bene questo forno. Tra i commenti potete mettere tutti i vostri dubbi, sono a vostra disposizione come sempre. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video. Alla prossima.